Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Giovanni Hoffer, sono il terzo corno del Teatro Comunale di Bologna e da qualche anno mi occupo intensamente anche di jazz. Sono felice di aver accettato l'invito di French Horror Magazine a partecipare a questa breve video intervista. La prima domanda riguarda quando ho cominciato a suonare il corno e perché, e se provengo da una famiglia di musicisti. In realtà assolutamente no. Il corno stranamente mi ha inseguito molto lontano, ho conosciuto il mio primo insegnante durante le vacanze al mare e senza sapere bene a cosa andassi incontro ho deciso di iscrivermi alle scuole medie sperimentali e iniziare questa avventura con il corno, senza appunto sapere quali sarebbero state le conseguenze. Quali cornisti hanno influenzato la mia carriera? Beh, sicuramente come la maggior parte dei cornisti della mia generazione siamo stati tutti innamorati e influenzati sicuramente dal grandissimo Barry Tuckwell e da Herman Bauman. Questo a livello di discografia, a livello di miti assoluti. A livello personale sicuramente io devo molto al mio insegnante di conservatorio Michele Berrino, che è stato per 40 anni il primo corno della Scala, e all'altro mio insegnante a cui devo molto, anche se in età più avanzata, che è il compianto maestro Michael Olze. Oltre a aver assorbito tantissimo lavorando al fianco di grandissimi cornisti come Alessio Allegrini, come Hervé Jolin, come Stéphane Dore, come Danilo Stagni e tanti altri, credo che l'apprendimento e l'influenza facciano parte anche del mondo e dell'esperienza professionale vissute sul campo. Quale metodo di studio? Beh, insomma, il nostro è uno strumento molto particolare, dove credo che la componente psicologica giochi un ruolo fondamentale. Quello che consiglio io è di studiare anche con la testa, anzi, prima con la testa. Quello che voglio dire è, prima di affrontare un passo d'orchestra, affrontare un concerto, mettersi un attimo a tavolino con calma ad analizzare la musica, a cercare di cantarsela dentro di sé per cercare di capire quali sono alcuni punti cardine su cui poi affidarsi nel momento in cui andiamo ad eseguire. E credo che questo ci risparmi molto tempo e anche molta fatica. Quello che credo che analizzare un brano musicale prima di cominciare a suonarlo ci porti già a uno step successivo, ci risparmia molto lavoro. Il warm up, dunque, warm up ce ne sono di svariati tipi, ci sono svariate teorie, c'è anche chi il warm up non lo fa. Io personalmente quello che cerco di fare è, nella prima nota della giornata, di trovare il rilassamento più ampio che posso ottenere, ossia suono la prima nota cercando di fare la minor fatica possibile e cercando di essermi, di aver rilassato tutta la muscolatura delle spalle. Vi faccio sentire qualcosa. Qualcosa di molto semplice, qualcosa di molto comodo, dal quale poi comincio a muovermi cromaticamente, aggiungere degli armonici, ma sempre cercando di non fare fatica. Cosa consiglio per migliorare la respirazione? Beh, sicuramente fare un po' di sport non fa male, sicuramente gli esercizi, vari esercizi di respirazione possono aiutare ad avere anche una maggior capacità e una maggior consapevolezza. Ecco, credo che la consapevolezza di come respiriamo e di come soffiamo sia la cosa più importante. Quindi cercare di porre l'attenzione a cosa succede alla nostra muscolatura quando andiamo verso il registro acuto per cercare di controllare e migliorare questo movimento, credo che sia una cosa molto importante per, non solo per i cornisti, ma anche per tutti gli strumentisti ottoni e cantanti, eccetera. L'imboccatura, ho conosciuto cornisti eccezionali che avevano delle imboccature disastrose, tra virgolette. Credo che l'imboccatura abbia un'importanza relativa, anche perché la nostra conformazione dei denti piuttosto che delle labbra è diversa per ognuno di noi. Quindi
Credo che sia importante, più che l'imboccatura, cercare appunto di creare il suono dalla pancia e cercare di non farsi male, magari spingendo troppo contro i muscoli della bocca. Quindi trovare un giusto equilibrio e un giusto movimento. Per il resto, per me, se uno suona che con il bocchino appoggiato nelle orecchie, ma suona bene, va benissimo. Cosa fare per la forma fisica? Vi ho già detto che un po' di sport non fa mai male, ma credo che la vera forma fisica sia più legata a una forma mentale. Se parliamo di forma fisica con il corno, io credo che la curiosità di sperimentare, di conoscere il nostro strumento nei più piccoli particolari e, come nel mio caso, di sperimentare anche con altri generi musicali, quindi cercando un altro tipo di articolazione, un altro tipo di linguaggio, sia un elemento essenziale per mantenere una forma mentale e di conseguenza fisica a lungo andare. Adesso vedremo, perché per ora ho 46 anni, vedremo poi fra qualche anno. Come preparare un'audizione? Dunque, preparare un'audizione è sicuramente una cosa molto importante per la carriera di un musicista e anche molto particolare, perché un'audizione è né più né meno che un esame, dove abbiamo una possibilità per dimostrare tutto il lavoro che è stato fatto nei mesi precedenti. Il mio consiglio è sicuramente quello di pensarlo come comunque se fosse un concerto e quindi porre attenzione alla musica e alla voglia di divertirsi suonando. Ma la cosa importante è fare fede a quello che è scritto, per essere in un certo senso inappellabili, quindi fare molta, molta attenzione al solfeggio, molta attenzione all'intonazione, molta attenzione alle dinamiche, alle indicazioni espressive, accenti, eccetera, e molta attenzione anche al suono, quindi cercare di usare un certo tipo di suono per Mozart e un altro tipo di suono per Mahler, cioè non suonare tutto in maniera piatta, cioè quindi far uscire le dinamiche e cercare in quell'occasione che abbiamo di far vedere la nostra forma cornistica nella sua maniera più completa. Quale strumento e quale bocchino? Dunque, il mio primo strumento, come per la maggior parte dei cornisti italiani, è stato un Calison. In questo momento io suono uno Steve Lewis, ma suono anche un Holton H105 e suono anche un Triplo Smith. Se devo dire qual è la mia marca preferita di strumenti, non ho una marca preferita, ho un disegno preferito. Io mi trovo molto bene col disegno Geiger, però poi in alcuni ambiti mi trovo molto bene anche con l'Holton. Credo che ogni strumento abbia le proprie caratteristiche. L'importante è conoscerle e sfruttarle e assecondare un po' le caratteristiche dello strumento alle nostre caratteristiche. Quali compositori mi piacciono, mi hanno influenzato? Sicuramente per il mio gusto Strauss, Mahler, Stravinsky, però visto quello che faccio io vi posso dire anche Duke Ellington, Gil Evans, John Coltrane, Miles Davis, Chet Baker, che essendo musicisti jazz sono anche compositori, magari non come nel caso di Chet Baker, non dei compositori che abbiano scritto delle suite orchestrali, ma nel momento in cui suonano e improvvisano fanno una composizione estemporanea e quindi io li considero a tutti gli effetti compositori. Il consiglio che vi do, sia perché io sono molto appassionato di jazz, ma in generale credo che il jazz sia il giusto completamento nel percorso di un musicista, anche a solo a livello di conoscenza. Non tutti dobbiamo diventare per forza dei jazzisti, ma credo che conoscere l'armonia, conoscere un altro tipo di linguaggio e sperimentare con il nostro strumento sia una cosa molto importante. Spero che questa intervista vi abbia dato qualche spunto, spero che sia stata utile. Vi auguro una buona giornata. Ciao.